Questa mattina sono stati messi i sigilli a Palazzo Mastiani. Avete trovato intorno alle 10 un cordone di polizia e adesso il palazzo è chiuso. Che cosa è successo e cosa sta succedendo durante la giornata? Allora, stamattina si è verificato quello che a tutti gli effetti è uno sgombero, lo sgombero appunto di laboratorio occupato Tijuana dentro la sede di Palazzo Mastiani. Noi abbiamo appunto trovato nel clima, perfettamente in linea con il clima di formalismo e finta burocrazia che ha caratterizzato tutta la trattativa che ha avuto l'università, la non trattativa che ha avuto l'università con noi in questo mese e mezzo di occupazione, appunto lo sgombero mediante l'affissione dei sigilli della procura. Chiaramente quello che per noi conta come dato è che al di là dei passaggi burocratici e tecnici che hanno portato a questo punto, cioè all'atto di questa mattina, a monte il problema è che dall'università, che la proprietaria dell'immobile, quindi il nostro interlocutore diretto, non c'è mai stata la volontà di aprire nessun tipo di trattativa politica con noi, visto che chiaramente la nostra occupazione fa parte integrante di un progetto politico che vogliamo costruire e che volevamo costruire dentro lo spazio inutilizzato di Palazzo Mastiani. Chiaramente si cerca di far passare questo sgombero come l'esito di una serie ineluttabile di passaggi tecnici, come abbiamo scritto in uno striscione che abbiamo affisso il 6 maggio davanti alla porta del rettorato. Uno sgombero però ha sempre un mandante, quindi il rettore Augello, che comunque si è fatto interprete dell'apertura democratica, no? Almeno in campagna elettorale, eccetera, mostra il suo volto, che è quello che era del rettore Pasquali, che un anno fa di nuovo ha sgomberato con le forze dell'ordine nell'università degli studenti che occupavano, in piena continuità politica con questo tipo di atteggiamento. Dopo Palazzo Mastiani vi siete diretti in rettorato, dove avete preso il mobilio che si trovava all'interno e l'avete messo per strada. Cosa significa questo gesto? Sì, allora, noi già durante mentre venivano le operazioni davanti a Palazzo Mastiani abbiamo chiesto di incontrare nuovamente il nostro interlocutore politico, l'università. Noi non vogliamo parlare con i fabbri che mettono le catene a Palazzo Mastiani, perché non sono chiaramente loro i nostri interlocutori e non è loro che devono rendere conto a noi. Ovviamente questo non si è dato nuovamente, quindi abbiamo deciso che non ci interessava rimanere davanti all'ennesima porta chiusa, ma che ci andavamo a riprendere il confronto diretto con le istituzioni che ce lo continuano a negare. Siamo arrivati in rettorato, chiaramente non abbiamo avuto nuovamente un incontro, abbiamo deciso simbolicamente questa volta, siccome ci sentiamo noi molto più legittimati a essere il corpo dell'università, il corpo vivo dell'università, quello che produce, quello che vive effettivamente il sapere, abbiamo deciso di essere noi a sgomberare il rettorato, definendolo inagibile, inaccessibile, come è stato fatto con Palazzo Mastiani. Noi oggi simbolicamente facciamo questo sgombero al rettorato per rilanciare un percorso che sicuramente non si chiude qui, non si chiude oggi, ma che continua, perché è chiaramente motivato ed è reale.